Per quanto riguarda il pannello di controllo, come vedete abbiamo una manopola per scegliere i diversi programmi a disposizione. Abbiamo il cotone, lava indossa, delicati, trattamento lana, lenzuola, aria calda, dry fresh, impermeabilizzare, camice express, wash through dry e mobile start. Il mobile start, come vi abbiamo già detto nel video della lavatrice, ci permette di andare a far partire la nostra asciugatrice direttamente tramite il nostro telefono, mentre il wash to dry è una funzione molto molto interessante perché ci permetterà di far dialogare la lavatrice e l'asciugatrice Miele. Quindi quando abbiamo finito di effettuare il lavaggio con la nostra lavatrice, la lasciamo attiva ancora su quel programma, posizioniamo l'asciugatrice sul programma wash to dry. In automatico i due dispositivi dialogheranno tra loro e quindi l'asciugatrice metterà in automatico il programma più idoneo per i capi che ha appena lavato la lavatrice sempre della Miele per andare a effettuare un programma di asciugatura perfetto. Come vedete qua è possibile anche andare poi a decidere la quantità di asciugatura che vogliamo andare a fare, quindi un'asciugatura secca completa, un pronto asciutto che è la soluzione migliore per poi andarlo a inserire magari già piegato all'interno dell'armadio, uno stiro a mano per andare appunto a tenere i capi leggermente più umidi in modo tale che siano ancora più facili da stirare, e una stiratrice per avere i capi ancora più umidi per una stiratura ancora più potente. Abbiamo poi la possibilità di mettere anche il delicato in modo tale da andare a proteggere magari determinati capi. Per quanto riguarda il trattamento lana, questa asciugatrice dispone anche appunto di questo programma che, come vedete, realizza un programma veramente veramente veloce, ma che va a togliere quel grado di umidità dei capi in lana quando vengono fuori dalla lavatrice e ci permette poi di farli asciugare completamente magari su uno stendino senza andarli a rovinare.